Formare volontari preparati in grado di affiancare i minori, aiutare i genitori naturali e sostenere le famiglie affidatarie e le strutture di accoglienza. È l'obiettivo che si pone il corso Evoluzione Affido, promosso da Codice ADAF e Famiglia Insieme in collaborazione con CESVOT, Comune di Arezzo e altre realtà associative del territorio. Il percorso, ospitato dalla Casa di Ritta di Via Garibaldi, è iniziato sabato 14 gennaio con una tavola rotonda a cui hanno preso parte l'assessore del Comune di Arezzo Lucia Tanti e i rappresentanti delle associazioni coinvolte. Questo ciclo di incontri di fatto compongono un corso di formazione per volontari impegnati nel servizio di affidamento familiare. È strutturato in 10 incontri e inizia oggi con un seminario di apertura. Il 21 ci sarà il primo incontro sul tema della genitorialità e successivi incontri di lezioni frontali, 8 in totale, il sabato mattina a settimane alterne fino a maggio, e con maggio con un seminario di conclusione, di chiusura, con anche attività di tirocinio, lezioni frontali e gruppi di lavoro. Tutto questo per formare volontari nell'ambito dell'affidamento familiare.